Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buona giornata. Vorrei affrontare ancora il tema degli infortuni sul lavoro e in modo particolare tentare di mettere a fuoco quelle che sono le cose da fare prima e quando succede un infortunio sul lavoro. Cosa deve fare il lavoratore? Cosa deve fare il datore di lavoro? Prima dell'infortunio. C'è un obbligo generale del datore di lavoro di introdurre regole, funzionamenti, cautele, dotare i lavoratori di disposizioni di prevenzione, eventualmente prevedere momenti formativi sui lavoratori, sulle condizioni di lavoro, oltre alla predisposizione di un documento particolare appunto di valutazione dei danni, dei rischi all'interno dell'azienda. In maniera speculare il lavoratore è tenuto a rispettare queste disposizioni, è tenuto ad indossare scarpe, guanti, caschi o comunque gli altri elementi di protezione individuale e a seguire gli eventuali momenti formativi, adottando nel proprio comportamento una cautela che eviti il determinarsi di situazioni di infortunio, ancorché purtroppo poi gli infortuni capitano. Cosa deve fare il lavoratore? Deve informare tempestivamente il datore di lavoro di tutti gli infortuni che gli sono capitati e mandare tempestivamente la certificazione medica di apertura dell'infortunio che gli viene rilasciata dal pronto soccorso o dal proprio medico al quale si è rivolto. Il lavoratore può poi chiedere all'INAIL copia della denuncia, la vediamo dopo, che il datore di lavoro deve fare, e se il datore di lavoro, sbagliando, non effettua la denuncia, il lavoratore può essere lui stesso a inoltrare una esplicita denuncia di infortunio. Attenzione! Il problema diventa delicato in molte situazioni perché i lavoratori non vengono denunciati come infortunati quando il lavoratore per vari motivi non era regolare. E quindi al fine di avere il riconoscimento da parte dell'INAIL della propria condizione di infortunato, il lavoratore può inoltrare la propria denuncia eventualmente, anzi meglio, allegando le prove che dimostrano che lui stava lavorando nell'ambito di quel rapporto di lavoro. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Stai facendo un comizio, non fare il comizio. Beh, noi Ilcomizio.it abbiamo scelto proprio questo nome, un po' vintage, che si rifà alla vecchia comunicazione politica per proporre provocatoriamente invece tutt'altro tipo di informare e di comunicare. Lo abbiamo fatto partendo dal nostro
sito web ilcomizio.it per arrivare alla nuova avventura degli studi televisivi che abbiamo appena aperto a Milano. Studi in cui vi aspettiamo per poter comunicare, per poter informare tutto quello che fate, che voi siate operatori dell'informazione, dello spettacolo, imprenditori, artigiani, professionisti, questa è la vostra casa. Venite con noi e comunicate insieme a noi. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Un'eventuale presentazione tardiva della certificazione medica del datore di lavoro potrebbe determinare, anzi determina, il fatto che il lavoratore potrebbe non essere risarcito fino al giorno in cui non manda il certificato medico. Una volta che il datore di lavoro riceve la comunicazione di infortunio, deve farne denuncia all'assicurante assicurativo, all'INAIL, entro 2 giorni. E la norma è obbligatoria quando si tratti, venga prevista nel certificato medico una prognosi superiore ai 3 giorni. Attenzione, l'INAIL chiede anche l'inoltrare una denuncia di infortunio anche quando la prognosi sia inferiore ai 3 giorni. Questo soprattutto per motivi di analisi e di statistica. Ma l'obbligo è soprattutto quando si superano i 3 giorni di invalidità, di assenza. Cosa succede se il lavoratore manda un certificato medico in cui sono previsti solo 1 giorno, 2 giorni di assenza e poi arriva un nuovo certificato di prolungamento dell'assenza? In questo caso il datore di lavoro, una volta che l'assenza si prolunghi oltre 3 giorni, è tenuto a fare la comunicazione all'INAIL. L'INAIL a questo punto comunica al lavoratore l'apertura del procedimento e in seguito l'accoglimento o meno del proprio condizione di lavoratore infortunato. Il lavoratore è tenuto a questo punto a rivolgersi all'INAIL nei giorni e nelle sedi in cui l'INAIL stesso lo convoca per le visite mediche di accertamento delle condizioni di infortunio che si sia determinato, e laddove il periodo di inabilità vada poi a terminare, al lavoratore verrà consegnato un certificato di chiusura dell'infortunio che il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro per consentire al datore di lavoro di riutilizzarlo pienamente sul luogo di lavoro. Quali sono le indennità a quel punto che riconosce l'INAIL? Perché questa è l'altra domanda classica. L'INAIL riconosce il 60% della retribuzione media del lavoratore calcolata nei precedenti 15 giorni, il 60% fino a 90 giorni, o meglio, dal 4° giorno di assenza al 90° giorno di assenza, i primi 3 giorni cosiddetti di carenza devono essere integrati da parte del datore di lavoro. A partire dal 91° giorno fino alla guarigione, il lavoratore percepirà una indennità da parte dell'INAIL pari al 75%. Queste sono le indennità INAIL. Attenzione, che i contratti collettivi che regolano ciascun rapporto di lavoro spesso, quasi sempre, prevedono, soprattutto in caso di infortunio sul lavoro, delle particolari trattamenti integrativi a carico del datore di lavoro. E a questo punto bisogna, come dire, conoscere e esaminare il proprio contratto collettivo per sapere esattamente quanto è il periodo e la somma che viene pagata al lavoratore nel periodo di infortunio. Attenzione, l'INAIL interviene in tutti i casi in cui c'è infortunio sul lavoro,
con l'unica esclusione di quei casi in cui il lavoratore abbia adottato dei comportamenti abnormi, assolutamente al di fuori delle regole, delle proprie competenze, di quello che doveva fare. Il fatto di subire un infortunio, purtroppo anche per colpa, per negligenza, per disattenzione, non determina conseguenze, cioè il lavoratore che abbia subito un infortunio per disattenzione comunque è un infortunato sul lavoro. Diverso è il lavoratore che fa cose assolutamente fuori, rischiose, che non erano nelle sue competenze e che non doveva fare. In questo caso non c'è responsabilità da parte del lavoratore e ci potrebbe non essere neppure intervento da parte dell'INAIL. Si parla per ultimo, e voglio segnalare, il cosiddetto danno differenziale. Cos'è il danno differenziale? È la differenza tra quei danni che effettivamente il lavoratore ha subito e quello che viene pagato dall'INAIL. L'INAIL paga comunque, anche se non c'è responsabilità del datore di lavoro, perché è successo. Laddove invece dovesse emergere a seguito di un giudizio penale o civile una responsabilità del datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto anche a risarcire il cosiddetto danno differenziale, cioè risarcire integralmente il lavoratore di tutti i danni che ha subito, proprio perché l'infortunio si è determinato per la violazione da parte del datore di lavoro di obblighi di legge a tutela dell'integrità psicofisica. Laddove invece l'incidente è successo, purtroppo, ma senza una responsabilità del datore di lavoro, interviene in questo caso solo l'INAIL. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.